Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'angolo videogiochi console. Quest'oggi con me ci saranno anche delle altre persone a fare questo commentary a tre. A tre perché uno sono io. L'altro, quello che ride a fianco a me, si chiama... Aspetta, glielo dico io. Lei si chiama Giovannino Gambalunga. Bravo, come ha fatto a indovinare? Non lo so, forse perché gli ho visto la gamba. E poi a fianco, là, ancora più a fianco, dall'altra parte, sempre più lontano, lontano nei meandri di camera mia, che è un metro quadro, abbiamo anche Giovannone Coscia Corta. Oh, pezzi del merda, ti spacco la faccia con una cappellata su dentro. Ok, allora diciamola tutta. A fianco a me abbiamo Adam, nonché logicamente Jim. Ciao ragazzi. Poi abbiamo anche Drio Akuma, nonché Drio Akuma. Vabbè, grazie, ciao a tutti. Detto Dario, ma così, ma pochi lo chiamano così, tutti lo chiamano Drio Akuma. Infatti anche lui a cena a casa mia mi chiamava Drio davanti ai miei. Infatti. Ah, sapete che Drio? Ah, Dario. Sì, no, in realtà lui voleva chiamarti Pisellone. Ma è l'imbarazzo, perché l'ha visto e non voleva dirlo davanti ai miei. Infatti. Vabbè, oh, ci sta, ci sta. Bene, adesso finalmente guardiamo questo mio schermo davanti a noi, in alto. Fantastico. Troppo in alto, e il nostro collo si spezzerà. Vediamo Drio che se la piglia col culo di un pesce. Perché? Non si sa. Perché? Perché è la mia missione. Sta uccidendo i culi dei pesci. In realtà non uccide il pesce, infila spada nel culo. Non si sa. Vieni qua. Ma sai cosa mi sembra sta roba qua? Potremmo fare realmente fuori frigo. Sì. Cioè, nel senso, commentare gameplay a fuori frigo. Simile a fuori frigo. Mira perfetta. Io non ho idea di chi sia fuori frigo. Una specie di Does It Matter che commenta i video su TV. Ah, bene, bene. Allora mi piace, facciamolo. No, io già da tempo fa con i Dot Game lo facevo con Cattivo. Facevamo tutti i pazzi per D&D dove facevamo i dementi. Sì, me lo ricordo. Però adesso di dementi siamo sponsorizzato. True. Sì, sì. Me lo ricordo ancora quella puntata. Bello, che bello. Comunque Drio sta prendendo lezioni di nuovo. Ah no, è finito, basta, ok. No, ok. Il caricamento è veloce ma rompe sì, le palle. Bestiale, lo ammetto. Il bello è che noi stiamo commentando e solo Drio che sa quello che sta facendo. Nel senso che io, sì, devo essere sincero, sono negato in questo gioco. Sì, sì, no. Non ne so tanto. Cosa sta facendo? Ma poi nell'acqua? Sì, insomma, dai, Drio. Io ben cotta, ben cotta, ma al sangue. Ehi, ce l'ha fatta. Però l'ho vista un po' troppo al sangue. Io ne frenavo. Rompi i coglioni che non siete. Ci fosse anima. Gordon Ramsay ti avrebbe già picchiato, lo sai, vero? Sì, sì. E se viene un'onda anomala ti porta via? Lui si attacca al carne. beh, non potevo dire altro, perché sapete che io nel mio canale non dico mai cazzo figa c'è sti uomo. Ma dici solo vaffanculo stronzo troia. Sì, sì, ogni tanto sì. Signor Dario Bin, sì, si potrebbe... mi lasci anche l'indirizzo postale via... a tutti. No, in alto a destra vediamo una mappa. Io vedo un pisello gigante che a sinistra. Un cappellone. Ma un altro. È vero. Abominevole. Oh, la vado a assaggiare. Ma smetti. Dai, siamo seri, siamo in televisione. Siamo in TV. In TV. Perché tu, scusa, chi è? Tu serio? Vabbè, cagare. E quella sopra la mappa? Sì. Ah, ok. Noi siamo dove? Ah, è la roba che... La zona 10. Stiamo per passare alla 10. Ah, ok. Adesso tanto... Lui fa i gesti. Ti sto morendo anche. Perché crepava? Perché ho finito la stamina. Ah, sono okay. Bestie feroci, guarda. No, questi sono ancora tranquilli. Ma io mi stavo chiedendo, ma lui non respira mai. Infatti. È particolare, infatti. Cioè, vedi, la barra azzurrina cede al respiro, solo che... Dov'è? Ah, ok. Sì, no, dura tantissimo, guarda che roba. Sì, infatti, non la io in acqua ci sto un minuto e la muoio. E c'è anche da dire che i pesci vanno su per respirare e lui è l'unico che non deve respirare. No, lui ha le branchie. sì, sì, non volevamo dirlo, ma è così. Cosa ti hanno fatto? Poi stavano respirando. Oltretutto era il mio pesce rosso e tu me l'hai ammazzato. Va bene, ok, va bene, va bene. Fai così, fai così, fai lo stronzo con i pesci rossi, certo. Solo perché sono rossi. Anche se non lo erano, ma facciamo finta. Ma va, come mangia con ingordigia. Dai, guarda, è uguale al proprietario, un maiale uguale. Sì, 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 ricordiamo che stasera andremo a mangiare proprio la carne. Sto cazzo sangue. Di animale. Sì, sì, viva la carne. Raccontaci com'è questo gioco, Drio. Dai. Beh, devo dire che comunque è un titolo che sta realmente realizzando ottime aspettative, perché alla fine ha preso quello che ha un po' il buono del 3, sì. E l'hanno migliorato aggiungendo quello che mancava nei precedenti Monster Hunter, quindi... Hanno messo tutte le armi presenti, non soltanto quelle del 3, perché il 3 aveva il difetto di avere meno armi rispetto a tutti i capitoli usciti per PSP. Ah, ok. E quindi già questa è un'ottima cosa, perché ci sono tante tattiche. I bastardi! I giaggi.
ma sì, non li caghiamo per adesso. No, lui fugge anche dai giudici. No, è che devo completare queste missioni pallose. Almeno il signor Aclux non dovrà preoccuparsi e rompersi le palle e andrà a massacrare i mostri. Sì. Al posto mio, bastardo. Io non posso. Ma non c'è una super mega boss che magari muoviamo mentre combattiamo? All'arena. L'arena. Vai all'arena. L'arena. L'arena deve uscire da qua, però. Ma fai l'arena, però. No, come uscire da qua? Sì. Ah, boh. Dove si vende? Uccidi questo perché è cornuto. Ma è Kelby? Ma devi ucciderlo. Ma è Bambi. Ti ha detto che sei cornuto. Ecco un po' stronzo. Ma son pelato. E ce l'hai piccolo. Lo diciamo proprio a te, ha detto. Drio Puma ce l'ha piccolo. Vabbè, boh, lui, ok. Se non fa nulla, perché allora. Ma sono un pacifista, no? Hai appena ammazzato un pesce rosso che non ti ha fatto niente. E sei un pacifista. Ma dai. Sono vegano. Che fai, vero? Ok, chi è sto qua? Vegano. E grande puffo. Molto bello, devo dire. Un uomo elegante. Sì. Una quindicina d'anni. Sì, 20, sì. Via. Guarda la bambinetta là, con costume da bagno un po' troia. Ok. Sì. C'è anche un po' di pedofilia. Sì. Diciamolo. È vero. Questo qua è quello di fuori. Sì. Questo davvero, il pantalone di camicia là. Era solo la mutanda. Sì, davvero. Oh, ti hanno dato della merda in regalo. Stai scherzando? Letame. No, ma dai. Sì. Allora, aspetta. Sì. E cacca di mostro. E dall'odore si capisce. Fin troppo. Cosa ha mangiato? Ma che schifo. Ma non si può. Ma l'ha anche assaggiato, allora. Lui mangia la merda. Ma la cacca di mosco? Di mostro, cosa fai? Cosa letame serve per la fattoria. Ma c'è Gianni Morandi anche in questo. Sì. Che mangia la cacca di mostro. Sì, infatti. Scusa, guarda che stanno approcciando. Scusa, no. Ha fatto delle cose strane che poi io nel video. Ma sto zuccherino. Si chiama proprio zuccherino, leggi il nome. Ah, no. Voglio ricordare che a questi due signori li ho fatti già ubriacare pesantemente. Mamma mia. Quindi, boh. Mamma mia. Non si possono neanche lamentare. No. No, raccolta funghi, che merda. Vabbè. Questa qua sempre braccio alzato. Però ha un simbolo qua strano proprio sul braccio destro. Sì. Non vorrei dire, ma c'è un po' di nazismo. È vero. No, è che in realtà c'è l'ascella pezzata. Ah, ho capito. Quello è un assorbente per l'ascella. Ok, va bene. Va bene. Poi c'è ritorna dalla vecchia. Che ti palpa. No. Ma come no? Ma dai, ti palpava. Raccolta funghi. Cioè, noi facciamo vedere un gameplay con raccolta funghi. Oh, Adrio che incomincia a bere un po' di assenzio, bravo. E cazzo, questa c'è di missione. No, bisogna andare a. Vabbè, abbiamo almeno rifatto il campo base. Che diventa nostro, immagino. E sì, qua quando inizia una missione parti da qua. Ah. Qua puoi riposarti quando sei ferito e non hai più medikit, o comunque recuperare salute gratis. Qua ti danno le scorte base tramite la cassa blu. Oh. Ma non rompermi i coglioni! Ok, vedi, ti dà. Sì, mi sono spaventato un po'. Lui quando gioca muta. Ti dà mappa, pronto soccorso, razioni, coti, la mini cote per affilare l'arma. Serve per riaffilare l'arma. Ah, fare i pippotti all'arma. Esatto. Poi se hai la balesta anche le munizioni. Sembrano bombe in realtà. Guardate le immagini. Sì, sembra anche una cappellona. Non volevo dirla. No, ma dillo. Ma ci sta la grande, una cappellona, sì. A casa mia il signor Jim può dire anche le parole. A cappellona. Oh. Adesso lo dirò sempre perché ormai ci ha preso. A cappellona. Consegni le quando cose. Non sa cosa dire. A cappellona. Bravissimo. A coppolazzo di minchia. Jim, ti piace il gioco? La cappellona. Cos'è che ti piace molto? La cappellona. No. Oh, cavolo, mi era un trabocchetto. La faiga, devo dire che è un. Oh, che schifo. Oddio, cosa sono? Uccidili perché sono. Vabbè, io non ho capito, ma in sto gioco perché i mostri non ti attaccano e te li ucciderli così? Beh, dipende, quelli che no, dipende dai mostri. Vabbè, questi sono ancora tranquilli, a parte quando gli girano male i coglioni. Ah, ok. Che i coglioni dove sono in quel mostro? Non so, però mostrano le chiappe in maniera estrema. Ecco, questo si sta avvicinando. Si avvicina, cosa vuole? È un'ottomba. Ma poi mettete a 90 tipo gli ultimi. No, l'ha spostato proprio. È cattivissimo, gli ha piccato. La madonna, per ammazzare uno scarafaggio lui tira fuori il bazooka. Ah, sti amici, guarda come mi cagano addosso. No, vabbè. Schifosi. Dato t'ha regalato una merda e ti lamenti perché questi ti cagano addosso. Prendetela con quelli più grandi di te, non si prendetti con degli. No, ma quelli sono bravi, non male. Ah, ok. Deve quelli sono soltanto scorte di cibo. Deve prendersela con quello che al posto delle mani ha le ghiande verdi. Ah, ecco. Ecco, quello mi sembra uno tosto. Non è che c'è già subito adesso. Scusa per non andare. Ecco. Missione completata, vabbè, grazie a sta minchia, ce ne vanno 2 secondi. Sì, appunto. Noi non l'abbiamo fatta noi anche lì, così con un dito sul controller. Un inchino, grazie. E questo sembra, cos'è che hai fatto il personaggio simile? Lui è Mastro Lindo. Mastro Lindo. Bravi, bravissimi. Lui è Mastro Lindo, sì.
sparviento. Sì, sì, è un po' particolare. Hai completato la missione, grazie a sta micchia. Una merda di missione. Missione compiuta. Che voci, ragazzi. Ragazzi, siamo in radio. Ora si parla così. Ok, allora, signor Drio, il nostro funghi, drogato di merda. Funghi ed erbe, t'andato. Funghetti allucinogeni. E poi alla fine il miele, sai com'è. Dopo la fumata ci si va sempre il dolcino. No, è che ti arriva la fame chimica in botta. Allora tu dici, devo assolutamente mangiare qualcosa. C'è il miele, con le api ancora dentro. Saprei poche, sì, sì. No, bello, ragazzi, sapere. Cioè, noi siamo cresciuti, noi tre, con Bim Bum Bam, no? Bim Bum Bam. Voi crescete, infatti, crescete con tre tipi che dicono parolacce, dicono volgarità, e dunque crescerete in maniera molto diversa dalla nostra. Sì, sì, sì. Sappiate, tra qualche anno sarete in giro a stuprare le anziane. Sì. Però adesso non vorrei dire, ferma questa cosa, guarda, un attimo. Guarda che figo. Il vecchio fumone, cioè, alcolizzato, dai, puzzone. Che, no? Ti ha toccato prima. Sì, sì, sì. Che adesso si sta toccando, si sta facendo. Non so, si tocca i piedi, poi si annusa, qualcosa strana, anche feticcio un po'. Cioè, che schifo, che schifo, veramente. C'è del fetish in questo gioco. Sì, 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 un po' di pedofilia. Ah, quella che ti siedi sulla sua, sì, gamba, sì, vedi? Vai, vai, vai. Vieni dal tuo nonnino. Che ti dà il pisolino. Caramello. Vai, vai, vai. Niente, niente, lui scappa perché non ha, non sbaglia, scappando dal vecchio. È meglio. Il vecchio, no, è stato anche denunciato. È casa mia? No. Sì, poi è impossibile derubarmi perché, come vedi, ci sono muri altissimi. No, infatti, no, infatti, in realtà non c'è un cazzo proprio, basta. Infatti, vabbè, quello che... In qualsiasi persona è da una barca. Da barca. con la pesca. Sì, no? Sì, mi ciura un letto. Sì. Però, vabbè, anche questo è bello. No, ma ho visto un micetto prima. Ho visto il felin. Il felin. Il fetish. Il fetish, ah, ecco. Il pissing. No, non ascoltate quello che dico. Perché ho detto una cosa che non dovevo dire. Ho detto una cosa grave, una cosa qui non si rimedia. Ok. Drio continua a uscire fuori, ragazzi. Intanto, beh, inizio già con qualche, ogni tanto qualche saluto lo faccio, così prima di arrivare alla fine, perché tra un po' avremo quasi finito questo gameplay commentato. Sì, sì, siamo già 13 e passa minuti. E vorrei ringraziare ovviamente il signor Jim, che vabbè, Adam, no, perché ormai avendocelo qui non è più Jim. Non sono Jim. Jim è scomparso. Sì, Jim non c'è più. Sono un uomo nuovo. È andato via. Jim non è più a casa. Ok. No, ha bevuto troppo. Può capitare, cose che accadono a tutti noi umanoidi. E comunque ringrazio Jim, ringrazio il mitico Drio Akuma, che noi ormai siamo sempre in live. Però questa volta è bello perché ci possiamo toccare, ci siamo già, sì, toccati. Sì, già a livelli proprio da, sì, 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 da pena di morte. Sì, sì, masturbazioni a tre mani. Sì, sì, perché con una non basta per le nostre dotazioni. Perché di una serie è la mia e due sono tue. Sì, più abbiamo anche quelle di Jim, insomma, voglio, cioè, dire, otto mani. Sì, cose assurde. Un impero, sì, ottomano. Ecco, bravo, bella, glielo, bella, stavo, bella, per dire. Dentro la Troia, mi ha inchiappettato a ottomano. E quindi, che dire, ringrazio tutti quanti. Ed è bello averli qui. È bello avere, adesso non per cattiveria verso Drio, però avere Jim, che, grazie ragazzi, lo conosciamo ormai dai tempi di Dot Game. Quindi si parla, siamo nati insieme di, cos'è, 4-5 anni fa, cazzo, sì, cosa del 4, genere 5, e ora è qui. E io, ragazzi, per chi vuole, lasciate un commento qua sotto, staccherò qualche pezzo di Jim e ve lo manderò a casa. Quindi, non so, lasciate un commento e ditemi, voglio la scella pezzata di Jim. E io gliela strappo e ve la mando a casa. Bellissima cosa. L'unico a soffrire sarei io, praticamente. No, sarò, vabbè, io ti do un po' di assenzio. Ah, va bene, va bene, ok. Lo qui non capisci più un cazzo. Guarda, 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 guarda che lo attaccano. Perché? Con, perché? Tutti veri assurdo. Sì, sì, adesso finalmente le acchiappo. Prima le ha date. Adesso ci sta bene, perché prima sei scappato, adesso sono incazzati perché sei scappato e voleva combattere. Sei un bastardo, e allora adesso te la meriti. Adesso voglio vedere se riesce a vincere contro sti quattro. Sì, con un colpo l'ho ucciso, però non volevo dirlo. Vai a prendere la carne, la carne. Ma che freccione hai? Sì, per... No, Drio, no, no, non tirarlo fuori, ha detto freccione, ma non intendeva quella. Boom, no, sta freccia l'hai proprio consumata. Poi quando corre sembra che gli fa male il culo. Quando non ha la freccia. Zack! Zack, vai, 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 cecchina. Pensa, donna. Boh, una muzza così, tanto per cattiveria. Sì, tanto per... Adesso ricadrà, ma sai dove? Sul tuo ginocchio. Dannazione, il mio ginocchio. Ho una freccia nel ginocchio. Una volta è un avventuriero, finché mi sono buscato una freccia nel ginocchio. Ma tu hai buscato una freccia nel ginocchio? Io ho buscato una freccia nel ginocchio. Chi altro ha buscato una freccia nel ginocchio? Io ho bruciato, no, ho bruciato, buscato una freccia. No, non ti preoccupare. Ti sei bruciato il cervello, sono di bere. Non è vero, lui non è ancora bevuto. Non è vero. No, quanto ha bevuto. Va bene. E di questo Lucifer ringrazio realmente Dark Lucifer, è cattivo. Se si può
dire ringraziare. Sì, ringrazio. Da buoni alcolisti, che sì, giustamente sì. Bisogna anche tramandare queste buone tradizioni di famiglia. Sì. L'alcolismo. Aspetta, devo fare un ringraziamento anche alla famiglia di Drio, Rio ovviamente, perché mi ha ospitato e mi ha dato cibo, acqua, cibo, tanto cibo, peperoncino piccantissimo che è stato male per 3 ore, dunque ringrazio veramente la famiglia Drio. Dice così, in realtà vi odia perché gli hai dato troppo peperoncino. Non ti serviamo, ti ospitiamo tutto. Quando sono stato male ieri? Ma no. No, no, che falso. Allora, quando aveva gli occhi ti sei erano... solo accecato da solo. Infatti, è vero, sono stato un cretino, okay. Vabbè, ma cose che accadono, accadono. Quando gli occhi sono usciti dalle orbite ti sarai anche un po' preoccupato. Sì, cose che accadono, cose che accadono, accadono a tutti. Ste pucciane o non muoiono. Come finiamo questo gameplay? Direi di finirlo in una maniera... Fate ammazzare. No, no, anche no. No, 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 io preferirei in un'altra maniera. Ah, ok. Con lui che scappa verso l'orizzonte. Okay. E oltre. Buzz Lightyear. Oh. Dai, quasi quasi vi lasciamo. Puttana, 10 troia. Secondi senza la nostra voce. Ok. Vai. Uno. Ah no, ho detto senza la voce, giustamente. Contiamo così con la bottona. Così è tre. Non riesco mica a dire tre. Anch'io, perché. Doppio colpo, succate, troie. Secondi si mette panni. Ah, sì, fottuto, allora. Sì, è proprio così. Da adesso si parte. Non riesco mica a parlare. No, e allora ragazzi, che altro dire? Risaluto tutti quanti i miei compari di questo gameplay divertentissimo. Ha giocato Drio e noi abbiamo veramente sparato cagate gratis. Infatti. Ma gratis, non ci hanno pagato per questo, lo mettiamo. Vi ricordo così, vi ve la butto qua in mezzo, è arrivato un pacco. Oh, a casa mia, non il suo, quello di Jimmy, neanche quello di Drio. Ma è arrivato un pacco molto particolare con, ve lo posso dire, un oggetto high tech. Bellissimo. Poi seguitelo perché vi farò vedere intanto l'unboxing e poi vi farò vedere anche come installarlo all'interno. E questo è importante, perché io sono negato, dunque imparare comunque a installare un componente è molto utile, dunque grazie. Non ho ancora detto niente a G, ma dopo gli regalo il mio PC così potrà farlo lui al posto mio. Oh, ma questa è una grande, questa l'apprezzo volentieri, veramente. Lui non lo sa che è una balla, però va bene. Ah, cazzo, ma no, sentito. Bella, no, ormai no, è sentito. No, l'ho solo deluso completamente. No, no, vabbè, lo regalo lo stesso. Ah, ok, adesso lo comunque niente, ragazzi, un ringraziamento a tutti quelli che mi seguiranno, a tutti quelli che sentendo la voce di Jim io lo condividerò questo video, perché lui condividerà e grazie a lui avrò altri iscritti e io sarò felice. Spero realmente. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha seguito, grazie a chi si è iscritto, grazie a chi mette il pollice su. Ma DR, allora, ognuno di noi adesso dirà una cosa che accadrà a quello che metterà un pollice ottimo, giù. Ottimo. Inizio io. Un attacco di diarrea, ma mentre siete sull'autobus che fate proprio quella cagata che proprio cola in tutto l'autobus e tutti si girano, rideranno di voi e vi picchieranno. Vai. Io sono più serio e dico che chi metterà pollice in giù, un mammut. Anzi, non mammut, che anche sono troppo docili come bestie. Sì, sì. Brava, un T-Rex già va meglio. Sì. Mi staccherà le palle a morsi. Ecco. Vai. Che gli venga un embolo al cuore, o altrimenti gli arrivi un tumore. No, no, fantastico. E poi le orecchie scoppieranno, guardate che roba. Sì, sì, allora aspetta. Ok. Bene, ragazzi, un salutone grande a tutti. Oh, la missione è proprio bellissimo. Stata compiuta in questo preciso momento. Salutone grande e ciao belli. Ciao belli. Ciao. Ciao. Quanta roba!